Ma chi è questa meraviglia? Chi vi presento oggi? Lei è Fatima. Fatima è una mix maremmana, dolcissima, un amore di cagnolona, entrata qui in canile alla terza a seguito di un'aggressione sul territorio. Lei appartiene al territorio di Ginosa e in mezzo alla strada, purtroppo. Non sappiamo perché le hanno fatto seriamente male, le hanno letteralmente masticato le zampe anteriori. Vieni Fatima, vieni amore, vieni, tieni, tieni il boccone. Ma erano tutte piene di buchi infetti, non vi dico. Qualcuno ci ha chiamato e lei è stata soccorsa, portata in clinica, medicata, ripulita e poi ha fatto il suo ingresso qui in canile. Dove vive? In un box di cemento, i soliti box che voi conoscete del sanitario, piccoli, piccoli, angusti, e questo offre il convento. Non si riesce certo a trasformare i luoghi di detenzione dei cani in pensione a 5 stelle. Voi pensate alla gente, alle persone che vivono con le pensioni minime, dove ci sono i soldi per gli animali. L'unico modo è adottarli, portarseli a casa e cambiare la loro vita. Non ti spaventare, Fatima, che ho battuto solo a questa gabbia. Non è niente, amore, non è niente. Allora, lei è veramente una cagnolona buona, tanto grande quanto buona. Peserà una trentina abbondante di chili. Penso che a breve la sterilizzeranno perché qui ne arrivano tanti e c'è una bella lista d'attesa. Non mi risulta che lei sia stata sterilizzata. Eventualmente, se così è, ve lo dirò. Tanto lei di qui può uscire solo sterilizzata, vaccinata e con i test di Leishmania ed Ehrlichia, che quando viene sterilizzata la ASL provvede a fare effettuando un prelievo quando i cani sono sul tavolo operatorio e inviando all'IZS, l'Istituto Zooprofilattico, dove confluiscono tutti i campioni di sangue degli animali randagi che entrano nel sanitario appunto per la profilassi. Si aspetta un pochettino, ma sicuramente poi questi esami arrivano. Ecco qua. Nel frattempo lei. Io volevo farvela vedere, farvela conoscere perché è davvero un tesoro di cagnolona, così cominciate a richiedermela e quando lei poi è a posto può partire, vi può raggiungere. Lei può andare ovunque ci sia amore, ovunque ci sia consapevolezza, responsabilità, perché adottare significa compiere un gesto che deve valere per il resto della vita dell'animale. Perlomeno, loro vivono meno di noi di solito. Di solito, ecco, bisogna considerare che è davvero brutto quando poi noi veniamo a mancare oppure non stiamo bene e loro finiscono nei canili. Noi dobbiamo essere in grado di accudirli fino alla fine, come si deve. Come si deve. Io purtroppo delle volte vedo, faccio l'assistente veterinario, arrivano delle persone anziane che portano a sopprimere dei cani che potrebbero stare ancora un altro pochettino, ma loro non ce la fanno proprio a accudirli. Quindi pensate un po' che brutto quando una famiglia non può più prendersi cura di un cane e il cane ha ancora bisogno della nostra presenza, di poter contare su di noi. Va bene, a parte questa divagazione, torniamo a parlare di questa patatona buonissima che, come vedete, mi lecca la mano con una dolcezza, con un tocco delicato. Lei non è un cane esuberante, è un cane placido. Ecco, quando voi prendete cani di taglia grande, i cani di taglia grande di solito sono molto tranquilli. Guardate questi occhi addormentati che ha questa cagnolona, perché lei appunto non è esuberante, non è iperattiva. Cani piccoli sono iperattivi. Cani grandi sono buoni, placidi e stanno bene anche in appartamento. Amore, sei bellissima. Vediamo se sei giovane o meno. Sì, non so quanti anni le hanno dato. Io vedo qua dei denti, veramente, di un cane giovane. Adesso guardiamo un attimino i suoi documenti. Ecco qui il documento di Fatima. Le hanno dato 2 anni. Sì, l'età che le avrei dato io. Ecco qua.
E lei che è stata buona buona qui, tanto tanto buona, va anche a guinzaglio. Eccola, vieni amore, vieni. Siamo sole io e te. Guardate che occhi. Ma è davvero dolce. Ma secondo voi deve rimanere in canile o deve essere reimmessa sul territorio? Sì, perché qui se non viene adottata a un certo punto i box servono, i box del sanitario. E lei cominciano a dirmi, riportala dove è stata presa, cioè io dovrei riportarla nel punto dove è stata aggredita. Posso farlo secondo voi? No, no, non posso farlo. A questo amore io devo dare il meglio. Come si fa a non innamorarsi di questo musone? Prima l'ho spazzolata, se l'è lasciato fare, volete vedere? Quanto è buona? Ecco qua. Spazzoliamo. Eh sì, togliamo tutto il pelo. L'ho già fatto prima perché era un po' arruffato. Ecco. Lei non è bianca bianca, è color crema. Bene, Fatima, adesso ti devo lasciare, ti devo portare al posto tuo. Andiamo, facciamo vedere dove vivi tu. Facciamo vedere, così si rendono conto quanto è urgente che tu vada in adozione. Andiamo. Ed eccoci arrivati al box di Fatima. Ecco dove vive lei. Guardate. Questo. Chiudo un attimo. Questo è il suo posto. Povero amore, aspetta che aggiustiamo le coperte. Le hai arruffate tutte, però hai un bel piumone, bello soffice, sì, ma fa freddo. Comunque, guardate, questa è la casa attuale di Fatima. Facciamo in modo di farla andare in un posto migliore, se lo merita. Ciao amore.